One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 5 settembre, ricorre l'anniversario della nascita di una delle più grandi leggende del rock, Freddie Mercury. Ho conosciuto Freddie alla fine degli anni 60, nel periodo in cui suonavo con gli Smile, ha raccontato Brian May, chitarrista dei Queen. Era arrivato in Inghilterra da Zanzibar dopo aver vissuto parecchi anni in India, a Bombay. All'epoca aveva un aspetto appariscente, ma era timido. Mi disse che era entusiasta del modo in cui suonavamo, che sapeva cantare e aveva molte idee in testa. Era un dandy fragile e stimolante, con sogni che sembravano irrealizzabili, ma con una luce magica negli occhi. Roger Taylor, batterista dei Queen, ha raccontato così la prima volta che ha sentito cantare Freddie. Facevo parte degli Smile insieme a Brian May e quando provammo Freddie come nuovo cantante, per poco non mi metto a ridere. Non aveva ancora quel controllo che avrebbe sviluppato in futuro e il suo modo di cantare era veramente esagerato. Però la sua energia era esplosiva e aveva una quantità enorme di talenti nascosti. John Deacon, grande amico di Freddie Mercury, ricorda: era un vero perfezionista. Voleva sempre fare le cose in grande e curava in maniera meticolosa ogni dettaglio. Non tollerava che qualcosa di suo potesse essere considerato approssimativo. Parlando dei suoi primi anni con Freddie, Roger Taylor ha detto: era bello stare con lui. Aveva una tremenda voglia di vivere. Brian May, in un'intervista, ha raccontato: Freddie ha vissuto la vita pienamente, l'ha divorata, ha celebrato ogni minuto. Come una grande cometa, ha lasciato una scia luminosa che risplenderà per le generazioni a venire. Era il doodle di Radio Capital, a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.